Rieccoci ancora qui in diretta con il sindaco di Bari Michele Emiliano, riapriamo subito con una telefonata. Pronto? Buonasera, ciao Buonasera. Alessandra, buonasera sindaco. Sono Buonasera. Rossella da San Giorgio. Buonasera, Rossella, come signora va? deputato. A me tutto bene, a lei? Poteva stare ad andare meglio, ma comunque Sia va un po' a tranquillo. me. Tutto passa, quando vuole il buon pesce da San Giorgio sicuramente lo Grazie, trova. grazie molte. Senta, allora io volevo non porre una domanda, ma semplicemente analizzare velocemente, Alessandra, perché ormai i tempi li abbiamo capiti, Sì. tutta la situazione. A me sembra, sindaco, che però per San Giorgio il metodo sia il cane che si sta mordendo la coda, nel senso che tutti i problemi si vogliono risolvere, ma non si risolve niente perché ad oggi, dopo 3 anni ancora siamo allo stesso punto, perché ogni volta c'è un problema, ogni volta c'era l'ordinanza, ora non voglio elencare tutto, c'era l'ordinanza per la metanizzazione nelle strade private, ora non c'è più perché il prefetto non l'ha concordata, e tante cose, tanti incontri, tanto fumo, però poi l'arrosso ancora. Non ne stiamo traendo assolutamente niente. Quindi la domanda, riassumendo, è: Sì. oltre tutte queste belli appunto incontri anche con gli assessori, perché è Ma mi giusto scusi, chi le ha anche detto che il solicitare prefetto non l'ha concordata? Vabbè, gli assessore La Carra e l'assessore Giannini. ma dobbiamo discuterla ancora, Nell'ultimo incontro c'era un'ordinanza, voglio l'ordinanza non c'è più, dire. quindi noi eravamo pronti tutti con le No, ma preadesioni della metanizzazione, invece noi questo. la dobbiamo rifare quella ordinanza, perché se voi adoperate le bombole e qualcuno salta per aria, è evidente che l'ordinanza ha motivi di sicurezza talmente grandi ed evidenti che, come posso Allora, dire, prima o sindaco, poi riuscirò a convincerlo il prefetto, io sono pienamente d'accordo con lei, però ci è stato detto così, ordinanza non c'è no? più, Sì, ma adesso abbiamo bisogno. succede che due autorità alle volte non si capiscano. No, su questo Noi senza dubbio. adesso riproveremo perché. Va bene. Quindi No, non ho perso la speranza. D'altra io parte, sono. poi voglio anche dirle che il sindaco, in ultima analisi, potrebbe anche forzare la mano. Adesso però vorrei evitare di forzare la mano, vorrei trovare un accordo col prefetto. Va bene? Sindaco, per me questo va bene, però Andiamo se vuol avanti, che spostare. mi interessa, conoscere un po' la situazione. Tutte le problematiche, elencarle, ecco, non Sulla avremmo abbastanza differenziata abbiamo tempo. provato un metodo e non ha funzionato. Differenziata, se vogliamo parlare della statale, abbiamo fatto un passo indietro, ora lei mi risponde non è competenza del comune dell'ANAS, però abbiamo fatto dei passi indietro, abbiamo concordato insieme al prefetto e insieme anche ai vigili urbani e insieme al comune l'aumento del limite di velocità sulla statale e va bene, aumentiamo il limite e le autovelox non esistono, anziché No, ma fare il tra limite di l'altro. velocità non abbiamo mai concordato. Noi Sì, siamo sempre eravamo stati. sullo stesso tavolo dal prefetto maggio di 1 anno e mezzo fa, Sì, dico, sindaco. No, lei no, personalmente, lei era l'abbiamo stato sul. ingoiata, ma non è che eravamo d'accordo Però, sull'aumento ecco, del limite, quindi il che è un cane po' che si morde. diverso. Ecco, io comprendo tutto, però lei deve comprendere noi che dopo Ma 3 anni di la amministrazione differenziata che non avevamo cominciato a esiste. fare, perché non è andata bene? E non esiste perché adesso attendiamo l'AMIU che acquista dei bidoncini Ma per dico, darle. nella prima forma non siamo riusciti a Nella farlo. prima forma abbiamo distribuito tutti i sacchetti e noi ci abbiamo messo la faccia nella nostra sede della parrocchia di San Benedetto, Sì. distribuendo a tutti i cittadini i sacchetti dell'AMIU, dati dall'AMIU, messi durante le giornate lunedì, martedì, mercoledì, carta, plastica e vetro, mai raccolti. E com'è Quindi possibile? è A me possibile l'hanno perché raccontata non diversamente. c'era un progetto No, a me l'hanno concordato. raccontata diversamente. No, a Ma noi. hanno detto che nessuno rispettava i giorni di conferimento. Credo proprio di no, perché La verità dove sta? In mezzo io o. per prima, in prima persona, ho fatto fare ai miei consiglieri del consiglio la differenziata nei giorni da calendario e non sono stati ritirati. Non me l'ha detto il cittadino X che magari vedo una volta all'anno, l'abbiamo programmato noi, l'abbiamo Beh, e detto noi. poi? Però Rossella, se non ricordo male, il presidente Gianfranco Grandaliano aveva annunciato nella trasmissione Biondo Gang che avrebbero acquistato dei piccoli cassonetti Sì, da destinare alla differenziata San perché Giorgio. praticamente quello che è stato detto a me, perché io sto seguendo questa vicenda, è che nessuno rispettava il giorno di conferimento all'esterno e quindi a questo punto hanno cambiato sistema da quello del sacchetto al bidoncino in ogni giardino, in modo tale che l'AMIU possa passare direttamente casa a casa. È così, no? Rossella? Stavano, sì. Sì.
Io ci sono, è così nel senso che è fallita la prima fase, cioè il primo progetto di raccolta. Abbiamo poi concordato al tavolo con l'AMIU un secondo metodo che è quello dei bidoncini Sì. fatta casa per casa, però questo acquisto ancora non è stato No, ma lo effettuato. stanno facendo. Gli Sì, acquisti per sì. l'AMIU sono complicati, non sono come andare al supermercato a comprare. Immagino che sia così, però ecco, e siamo ancora in Che altro attesa. censo speso? In sospeso c'è adesso un 200 metri di muretto sul lungomare che è stato già finanziato e tutto Che quanto, bisogna però rifare? 2 settimane fa ci siamo visti recintare la stessa zona dove è lo stesso posto dove verrà il muretto, abbiamo chiesto delle spiegazioni, c'è erosione della costa, quindi io immagino che sarà molto difficile creare un muretto con un marciapiede di 200 metri dove la costa si sta erodendo. Quindi mi sembra veramente Siamo pure un... sfortunati allora. Sì, abbastanza, no? E poi mi sembra, ecco appunto, sì, va bene, facciamo, però poi ogni volta c'è qualche È un posto limitazione. difficile, È un posto difficilissimo, molto difficile. Rossella, ti devo ringraziare però, se vuoi Ecco, grazie, concludere. avete ragione. Sì, grazie mille. No, era solo Grazie. questo, il metodo mordicoda, perché non ne Sì. stiamo uscendo, sono 3 anni che soluzioni non le vediamo. Grazie mille. Grazie per il tuo intervento, anche se l'assessore La Carra non più di 2 giorni fa aveva annunciato che sarebbero partiti i lavori per San Giorgio. Sì, il problema è che è un posto infelicissimo, cioè nel senso che ci sono problemi di tutti i generi. È stretto tra la strada e il mare. È difficile passare con i camion grandi dell'immondizia, è difficile disciplinare perché, come posso dire, il quartiere ha, come posso dire, un certo tasso di segmentazione anche personale che la parrocchia sta, devo dire, con grande aiuto al comune. Sta cercando di superare, ma non è facile. Poi, ovviamente, il mare, quando si arrabbia, sfascia tutto quello che trova davanti. Quindi, anche i nostri tentativi di proteggere le passeggiate lungo il mare non sono facili se non si fanno dei lavori in mare, che evidentemente non può fare il comune perché la competenza dei lavori in mare passa attraverso il demanio marittimo, la regione. Sono opere che costosissime e molto complicate. Tutte queste case ovviamente sono nate in un posto dove, insomma, questo ormai è chiaro, sarebbe stato meglio non costruire, però ormai è andata così, è roba di molti anni fa. Stiamo cercando con uno spreco di risorse, di impegno enorme, ma è chiaro che i risultati, io questo l'ho sempre detto, saranno sempre molto relativi, perché comunque si tratta di un posto pieno di difficoltà. Anche perché marciapiede muretto era un intervento tampone in vista di una riqualificazione ben più ampia. Stiamo anche immaginando modifiche del piano regolatore, piani di riqualificazione, ma sono tutte cose che, come posso dire, tendono a rimediare una malattia che abbiamo provocato 30 anni fa, 40 anni fa. È come se qualcuno volesse rifare le gambe a chi se le è consumate sul braciere e il quartiere è in una condizione di grande difficoltà. Noi faremo il massimo. E ci stiamo provando, ma non è un'operazione così semplice come può apparire. Allora, andiamo avanti con la caserma Rossani perché lei ha fatto riferimento al Margherita che dovrebbe diventare sede del Museo di Arte Contemporanea. In verità si parlava anche di un centro di arte contemporanea all'interno della caserma Rossani. Nel piano triennale delle opere pubbliche invece è previsto addirittura un altro museo di arte contemporanea nella scuola Verga, finanziato con una voce di finanziamento, però chiaramente non c'è un progetto né preliminare No, né era definitivo una né ipotesi esecutivo. Come mai originaria, doppione, no, interventi era una doppione? ipotesi originaria sulla quale la regione non ci ha mai dato il suo nulla osta, quindi è chiaro che se la regione non è disponibile a finanziare questo tipo di intervento alla Scuola Verde, che peraltro è ancora occupata da assessorati del Comune di Bari, abbiamo capito che la regione, il Museo di Arte Contemporanea, lo vuole nella Rossani. Ora, è chiaro che in teoria bisognerebbe candidarsi a sindaco per prendere queste decisioni, però la regione ha questa idea e cercheremo di discutere in buona armonia per trovare delle soluzioni. Chissà che alla fine, pur di non farlo al Margherita, la regione Puglia non possa anche immaginare che vada bene la scuola Verga. Insomma, non è facile avere a che fare con un gigante pieno di cose da fare come la regione. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto? Sì, salvi. Io avevo chiamato per l'altra volta ho trovato sistemazione, sto iniziando concorsi e concorsi, ovviamente mi trovo anche bene con professioni future,
Certo, mi vedo sempre un po' al di là il lavoro, ovviamente, perché comunque è una, non è comunque facile. Comunque io vorrei parlare col sindaco. Prego. Allora, sindaco, è un piacere sentirla in diretta. Allora, cerco di spiegare al sindaco, perché ormai la voce mi è nota, è un nostro fedelissimo telespettatore che ci chiama spesso e si lamenta per l'assenza di lavoro a Bari. Prego.